nelle cose della nave di Teseo che deve pubblicare Morgan piuttosto che queste altre stronzate, e tiene lì questo libro che è un capolavoro, ed è un libro che è nato in Salento, ha l'impronta di Salento, è un libro non facile, non per tutti, scomodo, sgradevole, perché comunque si dice che Pascal è in un certo senso è molto duro, io l'ho letto perché ho avuto questa possibilità, tra l'altro come appunto dicevo tira dentro anche Totò, usa Totò per confutare Pascal, proprio è un libro sossiano al 100%, però è un libro che là la nave di Teseo non capiscono, bisogna fare qualcosa, che rende, mi rivolgo a te, bisogna fare qualcosa o per toglierlo, per farlo uscire, perché lui lo considerava il suo libro, un suo testamento, e lo è, uno per il principio di indipendenza che lo anima, e due per la laicità assoluta che lo ispira. E quindi questa è un altro piccolo, una piccola perla che nasce però all'interno del Salento e che non bisogna perdere. Grazie. Grazie. Speriamo che la navete, Teseo. Ci ripensi. Bene, do la parola adesso a Misca Ruggeri, giornalista Rai, arrivato da Roma, anche lui grande amico di Sossio, con cui abbiamo condiviso tante anche trasferte salentine. Sì, buonasera, faccio parte anch'io della mitica chat Sossio e Salento, che rimane così, rimarrà sempre con questo nome. No, io Sossio l'ho conosciuto insomma non in Salento, un po' prima, una decina di anni fa, c'era una festa, una casa editrice, La Vita Felice, e presentavano una collana diretta da Armando Torno, e c'era l'editore Mastrullo che mi presenta Sossio Giametta, e per me era semplicemente un nome, nome Augusto, insomma il grande traduttore di Nietzsche. Quindi, però non sapevo neanche che faccia avesse, e quindi ti presento Sossio Giametta, e mi passo, ma esiste davvero questo? E poi insomma siamo diventati per lavoro, ci siamo sentiti email, poi ci siamo ritrovati qua in Salento, ma a me quello che mi ha colpito di Sossio e vorrei condividere con voi, ma sarete accorti anche voi, perché chiunque lo conoscesse non può rimanere colpito da questo aspetto, è che lui, che io ho conosciuto che aveva quasi 90 anni, era assolutamente ancorato al presente e anzi proiettato verso il futuro. Tante persone, specialmente il mio lavoro, giornalisti, iniziano a dire, ti ricordi quando passeggiavo negli anni 50 con Vizes, eravamo lì a... Tutti i racconti sempre nel passato. Ecco, Sossio invece dice, che facciamo domani, che facciamo l'anno prossimo, quando ci vediamo. E vedere una persona di quasi 90 anni che si preoccupava proprio di quello che avrebbe fatto due settimane dopo, organizzava l'anno prossimo, ci vediamo lì, facciamo questo, ma sto progettando questo libro, allora mi devi fare, dovresti intervistare per questo, per quest'altro, era completamente proiettato verso il futuro. Io con lui abbiamo fatto per esempio un TG2 dossier sulla caduta del muro di Berlino, perché lui negli anni 60 era stato nell'allora DDR per studiare gli archivi di Nietzsche, quindi mi ha raccontato davanti alle telecamere degli splendidi aneddoti sulla vita quotidiana della DDR degli anni 60, che insomma la Stasi era proprio una cosa sueffa, era una cosa in più, perché era talmente drammatica proprio la vita quotidiana, che pensare di essere spiati H24 era una cosa in più, proprio un particolare. E con lui abbiamo fatto poi insomma varie cose, anche il dossier su Montanelli, perché lui ha scritto per il giornale, ma era molto attento anche alla comunicazione, lui ci teneva, voleva essere intervistato, gli piaceva, c'aveva anche questo lato di vanità, di voler apparire, che però era tutto positivo, perché vedete che lui non aveva nessun bisogno di finire, che ne so, al TG2, perché nella sua carriera si muoveva su tanti altri piani, e però era ti trascinava, diceva, no, facciamo questa cosa insieme. Quando con Mario abbiamo fatto Vanini, lui si era illuminato per Vanini, lui faceva tutta una teoria dei filosofi della natura, Campanella, Bruno, poi partiva da Telesio, cioè poi Vanini, che non conosce nessuno, ma con la sua insomma, morte eroica
Hegel, Schopenhauer ne parlavano, lui si era proprio entusiasmato di questa figura, che era un po', come dire, negletta negli studi, era in tanti manuali, erano due parole per dire che era stato bruciato come Giordano Bruno, ma invece c'era un pensiero dietro, e lui era tutto contento di poter, come dire, anche usare il proprio prestigio per spingere Vanini, e questo appunto a 90 e passa anni, dicevo, vabbè, ma che te ne frega te? E invece lui era assolutamente appassionato di queste cose, quindi insomma il mio ricordo di Soffio è soprattutto questo di una persona che guardava sempre al futuro. Infatti io, quando insomma gli ultimi tempi aveva un po' di problemi di salute, ci siamo sentiti qualche volta al telefono così, e lui comunque era... fino all'ultimo non si arrendeva, non pensava nel suo orizzonte, pensava alla prossima vacanza in Salento, a mangiare il pesce una ricciola intera da Rizzieri. Quindi insomma, questo qua per me è un'esperienza unica, aver conosciuto una persona di quell'età che appunto sembrava di parlare con un cinquantenne, era molto più giovane di me sotto alcuni punti di vista. Quindi insomma Sossio manca a tutti noi, ma è soprattutto un esempio da questo punto di vista, e secondo me rimarrà un unicum per tutti noi. Ogni volta che verremo qua in Salento ci immagineremo a mare che ci facciamo il bagno, io oggi mazza che acqua fredda, lui a novembre si faceva la nuotata, cioè, ma come fai? Quindi insomma ringrazio, questo era il mio ricordo. Grazie Mischia, mi ha fatto ricordare che mi pare che la prima volta che lui fu intervistato da te per TG2 fu nel Salento, perché quello lo registrammo nel Salento, era la sua prima volta. Grazie, ci avviamo alla conclusione, ci sono ancora due testimonianze. Chiamo qui Alberto Motricati, che è un giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, ma non è solo un giornalista, è laureato in filosofia, un grande studioso di filosofia, che ha avuto un rapporto molto intenso con Sossio. Sossio diceva sempre che Alberto Motricati dovrebbe scrivere per i più grandi giornali italiani, perché lui diceva, quando Alberto recensiva i suoi libri andava dritto al cuore delle questioni, diceva, come spiega, come capisce i libri, come li riassume Alberto Motricati non c'è nessuno. E infatti posso testimoniare che quando incontrava qualche pezzo grosso dei grandi giornali diceva, vi devo segnalare un ragazzo, proprio per quello che si diceva che era anche un talent scout. Quindi grazie Alberto, e a te la parola. Sì, grazie, io ho avuto l'onore e il piacere di recensire molti dei libri di Sossio sulle pagine della Gazzetta del Mezzogiorno negli angusti spazi che avevo a disposizione, e cercavo di fare quello che potevo, ma il giudizio che Sossio aveva di me la dice lunga sulla sua bontà d'animo più che sui miei meriti. Io di questo ne ho parlato anche nel contributo al libro che poi ha curato Marco, il mago del sud, e quindi di questo rapporto giornalistico e qualche aneddoto, ecco, ne ho parlato in quel contributo. E io oggi vorrei dirvi un'altra cosa molto brevemente. Intanto io chiamavo Sossio professore, e l'ho chiamato professore fino agli ultimi giorni, e Sossio si arrabbiava, diciamo, basta chiamarmi professore, io non sono professore, chiamami Sossio, lui insisteva su questa cosa. Io non ce l'ho fatta perché la stima era tanta, la reverenza che avevo nei suoi confronti era tale che mi sentivo a disagio nel chiamarlo Sossio. E però aveva ragione, lui non era un professore, era un maestro. Un maestro di umanità, un maestro di stile, un maestro di profondità, di intensità, di relazioni. Sossio era un maestro. Chissà cosa mi avrebbe detto se lo avessi chiamato maestro, però credo che non sarebbe stato d'accordo. No, poi te lo dico io. Ah, va bene. Ecco, adesso vediamo. E quindi Sossio per me è un maestro, continuo a considerarlo tale. E io voglio ricordarlo con una storiella. Chi mi conosce sa che mi piacciono molto le storielle, quindi ve ne racconto una molto breve. Una storiella yiddish. Io sono affascinato da quella cultura, e c'è un vecchio rabbino molto saggio che conosce benissimo la Torah, ma sa ascoltare le persone, sa capirle,
E questo rabbino legge tutto il giorno, poi la sera accende una candela e continua a leggere. Un giorno si avvicina un ragazzo e dice: ma maestro, ma perché legge tutto il giorno e poi la sera, anziché riposarsi, continua a leggere? Non le bastano tutte le ore del giorno per leggere? E il maestro lo guarda, risorride e dice: ma io non accendo la candela per leggere, io accendo la candela per ricordare a me stesso che in ognuno di noi esiste una fiammella, e quella fiammella brilla sempre, anche nelle ore più buie, ed è fatta di amore, di compassione e di conoscenza. Quella candela serve a me per ricordare di cercare quella fiammella, innanzitutto in me stesso e poi in tutti gli altri. Sossio queste fiammelle le cercava, le alimentava, in alcuni casi le riaccendeva, aveva questa capacità Sossio. Io mi illudo di essere una di queste piccole fiammelle, forse la più piccola, sicuramente la più piccola tra quelle presenti, però Sossio aveva questa capacità, questa dote naturale, e quindi io con questo breve ricordo lo abbraccio, comunque gli sia, io lo abbraccio, abbraccio la signora Gerlinde, grazie di cuore della sua presenza, grazie a Sossio, grazie a tutti voi, grazie a Mario che si è tanto prodigato e si prodigherà per Sossio, grazie ancora e buonasera. Grazie Alberto, intanto volevo dire che i complimenti che Sossio ti rivolgeva, te li rivolgeva con cognizione di causa, perché Sossio era anche un giornalista, era giornalista ed elzevirista, quindi. E poi permettetemi una piccola battuta: una volta alla presentazione di un libro, finita la presentazione, si avvicina un signore che dice: come la devo chiamare, professore o maestro? E Sossio disse: chiamami stronzo. Scusate, ma fece ridere tutta la platea.